Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Mi dispiace. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. Nuovo Renault Captur, take the alternative road. Gamma Captur, fino a 4.500 euro di vantaggi. Scoprili tutti in concessionaria. Goditi solo il meglio del sole. Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema pergotenda, le strutture outdoor bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Pacinotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.
Buonasera, ogni tanto vi vengo a trovare e mi fa molto piacere, come al solito, per quello che mi riguarda ovviamente, gli aspetti della comunicazione dell'università e quindi anche della squadra di calcio. Vi ringrazio per tutto il lavoro che fate, per la dedizione ovviamente, per il racconto che ci aiutate tra l'altro a fare, alcuni di voi, nella nostra radio che trasmette a Roma e nel Lazio, e vi posso assicurare che questo contributo è molto interessante, molto importante, perché a Roma si parla della Roma, della Lazio e adesso anche della Ternana per ovvi motivi, e quindi se riusciamo a farla diventare una squadra simpatia, magari la seconda squadra di tanti tifosi della Roma e della Lazio, a Roma siamo contenti, ma soprattutto sapete voi, perché l'impegno dell'università attraverso la squadra è quello anche di proporre e raccontare delle cose importanti che vanno al di là del calcio, come appunto la ricerca scientifica. A questo proposito ricordo subito che la prossima partita che giocheremo appunto con la Cremonese, noi insomma avremo modo di attraverso la partita, attraverso il Corriere dello Sport, attraverso la radio, di promuovere il messaggio della giornata mondiale della vista, e quindi ovviamente daremo tutte le indicazioni sul Corriere dello Sport per quanto riguarda tutte le patologie che possono riguardare la vista, e ovviamente, come facciamo sempre, diamo tutte le informazioni, i siti internet a cui uno si può rivolgere ovviamente per dare una mano e sostenere queste situazioni particolari di impegno da parte dell'associazione, dei ricercatori e tutto il resto. Vi porto i saluti del presidente Stefano Ranucci. Vi sarete sicuramente accorti che c'è stata un'assenza sua qui a Terni. Il presidente si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, per motivi di privacy ovviamente abbiamo la notizia, abbiamo all'intervento chirurgico, è andato tutto bene, l'ho sentito più volte al telefono, un'operazione delicata, ma è andato tutto come doveva andare. Sente molto la mancanza ovviamente dell'ambiente, dei tifosi, della città, della squadra, ma si tiene costantemente informato ovviamente su quello che accade attraverso tutti i canali dello staff tecnico, e quindi segue passo dopo passo tutto l'operato della Ternana, e quindi vi porta i suoi saluti. Avrà un periodo di convalescenza, e comunque per qualsiasi cosa, qualsiasi comunicazione ovviamente con Lorenzo o con me, potete tranquillamente raggiungerlo e saprò dirvi, e saprete, insomma, avremo modo di comunicare con lui. Intanto vi porto il suo saluto, e tramite voi il saluto ovviamente a tutti i tifosi della Ternana Unicusano. L'ultimo passaggio che volevo fare è su questo equivoco che si è creato con la Fondazione Dognocchi, a cui abbiamo prontamente risposto, proprio perché il caso non esisteva, non c'era, però è chiaro che, e noi quel mondo lo conosciamo bene per tanti motivi, è chiaro che quando si tratta di una sensibilità così particolare, così delicata, di mondi così impegnati e così importanti per la società, soprattutto per l'aiuto che danno alle persone più deboli, più fragili, che hanno bisogno di aiuto, noi non possiamo fare altro che scusarci in primis se c'è stato, appunto, come abbiamo fatto, questo fraintendimento. Però è chiaro che chi vive queste situazioni ha giustamente e in modo legittimo una sensibilità particolare, quindi era giusto spiegare che cosa intendeva dire il mister, ed è un modo di dire tipico della città di Roma, lo abbiamo spiegato, che non ha tra l'altro nulla a che fare con questioni che riguardano la disabilità, ma semplicemente un modo di dire, per dire che a quei tempi si incontrava una squadra parrocchiale che, essendo parrocchiale, non aveva i mezzi delle squadre più strutturate, e quindi c'era questa presa in giro a Roma e si diceva: hai giocato contro il Dognocchi. Detto questo, volevo fare una sorpresa anche al mister, perché nel comunicato stampa di risposta alle dichiarazioni del mister è citato Luca Zavatti. Luca Zavatti è un calciatore della Nazionale Amputati. Luca Zavatti è stato ospitato per un giorno presso l'Unicusano Fondi, si è allenato con la prima squadra, e Luca oggi proprio mi ha fatto una sorpresa che mi ha fatto molto piacere: ha saputo di questa vicenda, di questo piccolo equivoco,
e ci teneva a dire la sua. Mi ha mandato un messaggio vocale, vi faccio ascoltare in parte, dura 3 minuti, poi se lo volete ve lo posso girare, però mi fa piacere perché secondo me da questi piccoli incidenti raccontare delle cose belle e positive del calcio, tipo quello che fa la Fondazione Dognocchi e tipo quello che fanno questi ragazzi della nazionale calciatori amputati, è molto molto importante e credo che sia un bel messaggio da dare fuori, indipendentemente da quello che facciamo noi con la nostra squadra di calcio e con la Serie B. Allora io spero di riuscire a farvelo ascoltare, perché lui ha preferito mandarlo audio perché dice così le parole mi vengono meglio. Ok Gianluca, tranquillo, scrivo 2 righe. No, non è questo, scusate. Okay. Ecco. Buonasera a tutti. Buonasera Gianluca, buonasera Unicusano Tatana. Volevo raccontare chi è Sandro Vogheschi, perché siccome ho avuto l'esperienza personale, ho avuto il piacere di conoscerlo, faccio un breve riassunto. L'anno scorso, dopo molti tentativi con molte società di Lega Pro Serie B, contattando direttamente gli allenatori o direttori generali, su 15-20 squadre nessuno mi rispose, mi rispondeva. Volevo pubblicizzare quello che era il messaggio della Nazionale Calcio Amputati, che è la nazionale, diciamo, che è l'orgoglio italiano che andrà alle Paralimpiadi di Tokyo 2024, e che è una nazionale speciale, come ho già detto. Contattavo le società per promuovere la nazionale amputati e il messaggio che portava in giro. L'unico, e dico l'unico, che mi ha risposto nel giro di 30 minuti è stato Sandro Vogheschi e l'Unicusano Fondi, in quel periodo, perché era quello il nome della società, del presidente del Bandecchi, Ranucci e via discorrendo. L'unico che mi ha risposto è stato Sandro Vogheschi. Ed è stata un'esperienza bellissima, perché non lo conoscevo personalmente, perché eravamo stati avversari in campo, ma mai avuto l'occasione di parlare. Mi ha fatto sentire a casa, siamo stati ospiti a Fondi io e il mio amico Emanuele Leone, ci ha fatto allenare con la prima squadra la mattina e anche il pomeriggio, una disponibilità eccezionale, sensibile a questa cosa, è stato di una carineria unica. E quindi Sandro Vogheschi è una gran bella persona che è vicina alla disabilità ed è il primo promotore dello sport che unisce, quindi forza Sandro Vogheschi. Ce ne fossero 100.000 di Sandro Vogheschi, perché al di là delle battute che uno può fare, adesso non so, lui ha fatto i fatti e i fatti parlano chiaro. Ok, poi il messaggio continua dove praticamente gli chiede un appuntamento, la possibilità, ma questo si sono già sentiti, di ripetere la stessa esperienza, perché comprenderete insomma per loro che quanto può essere bello e gratificante, di ripetere la stessa esperienza qui a Terni, quindi verrà una delegazione, si alleneranno, insomma faranno quello che abbiamo, sì, che abbiamo già fatto. Io ho semplicemente... L'ho fatto, ma non c'è più nulla da difendere, non c'era nulla da difendere dall'origine. L'ho fatto semplicemente perché Luca ci teneva a dare la sua testimonianza. Sì, perché lui è un rappresentante di quel mondo, del mondo della disabilità, che però prova ad andare avanti, ovviamente, lo fa, tra l'altro sono bravissimi con il calcio, e quindi mi faceva piacere raccontarlo in questa sede. Per quanto mi riguarda è tutto, su questo non ha, lascerei al calcio adesso, se siete d'accordo. Una polemica sollevata, no, ma non è da loro. No, ma non è stata neanche da loro una polemica, è stata semplicemente che si sono giustamente, si sono, no, hanno capito che era rivolta a loro, semplicemente questo. L'equivoco è nato che pensavano che quel paragone fosse rivolto a loro, ma non era rivolto a loro, è tutto un altro tipo di discorso. Quindi giustamente hanno fatto quell'intervento, noi abbiamo spiegato, adesso tutto torna a posto. Adesso tu darei i moduli, okay, i costi, cioè, e tutto il resto. Grazie, no, grazie ancora. Grazie ancora. Ci vediamo così. Non finirà mai i moduli. Ho fatto il danno.
la formazione e poi il modo lo mettiamo a caso. Io ve la vorrei far fare la formazione a voi, però voi vi prendete le responsabilità, vi va, e io poi io vado in tribuna e faccio il giornalista. Cambiamo un giorno, io faccio il giornalista e voi fate gli allenatori. Io penso che ci rimettete. Lei, mister, a livello mediatico. Probabilmente si ritrova poi, lei se ha la capacità nostra di. Di scrivere? Non c'è problema, li chiamo mio figlio che ha studiato, io purtroppo no. Io purtroppo ho fatto la terza media. È un valico. Vabbè, mister, lei a livello mediatico ci sta dando delle opportunità eccezionali, perché per noi è pane le sue conferenze stampa. Però io vorrei. Lei, secondo me, quello che dice lo pensa veramente, quindi anche per questo. No, io non. Però so. Deve ammettere che a livello così. Informazioni sull'11, siamo un pochino scarsi. No, però visto che ultimamente cominciate sulla formazione, sbagliate solamente un paio di giocatori a partita, quindi va bene. È una media giusta, prima ne sbagliavate 5-6, adesso ne avete sbagliate settimana solamente due giocatori. Quindi vi state avvicinando e cominciate anche a capirmi quando vi dico le verità e quando invece non vi dico le verità. Quindi vuol dire che sto diventando un allenatore come gli altri, sto diventando prevedibile. Come tanti dicono che la mia squadra è diventata prevedibile. Però mi sembra che poi la mia squadra diventa prevedibile, ma gli altri fanno sempre gol con i nostri regali. Quando ci faranno un gol lo prenderemo da squadra e lo prenderemo per dire e potremo dire, beh, che possiamo dire? Come tipo il gol che ha fatto il nostro centravanti. Quel gol non si può dire niente, non ci sono colpe. C'è solamente la bravura di un calciatore che calcia una punizione divinamente e la palla va dove nessuno la poteva prendere. Oh, mister, lei lunedì festeggia 54 anni, se non sbaglio. Sì. A livello sportivo, direi per lei il miglior regalo potrebbe essere una bella performance con punti magari a Cremona contro una squadra che ha iniziato bene il campionato e anche loro arrivano da 4 gare senza vittoria. Che tipo di match si aspetta alla fine? Ma io ho studiato un po' l'allenatore e ho studiato un po' le caratteristiche di questo allenatore, che è un allenatore molto, molto esperto, è un allenatore che conosce molto bene la categoria, che conosce molto bene l'ambiente di Terni, è una persona che ha lasciato un ottimo ricordo per i tifosi delle Fere, quindi è una persona che si è fatta volere bene, quindi sotto l'aspetto umano è una persona lodevole, sotto l'aspetto delle sue prestazioni calcistiche, e forse le abbiamo il forse, è uno degli allenatori che ha vinto di più e che ha portato anche entusiasmo, perché mi sembra che sia stato l'unico allenatore che non abbia mai perso il derby. Mi sembra gli ultimi due derby che lui ha fatto li ha pareggiati tutti e due, quindi per Terni, che è la partita della vita e lo sarà anche per me la partita della vita, e quindi ha un grandissimo ricordo. Poi ha fatto due salvezze in un momento molto delicato. È un allenatore che sicuramente non è tanto spettacolare, ma è molto, come dite voi, pragmatico, un allenatore che va molto al sodo, è un allenatore che forse non è tanto bello a vedere, però è molto efficace nel risultato. Ma non possiamo anche dimenticare la grande cavalcata dell'altro anno, che con una squadra che era 12 punti dall'Alessandria è riuscito a conquistare una promozione riportando la grande Cremonese in, io diciamo, nel campionato forse che gli compete, anche se poi Cremona ai tempi di Vialli ha fatto anche la Serie A. Quindi che dire, è un allenatore che ha le sue idee, è un allenatore che mi sembra che più allo spettacolo vada molto alla concretezza, e se vediamo che sono 4 partite che non perde, è anche vero che sono 4 partite che non vince. Quindi è una persona molto equilibrata, a dispetto di Pochesci, che non è un equilibrato, è uno che quando è arrivato ha avuto delle grandi idee e la squadra si è espressa molto molto bene. Forse poi è andato oltre certe idee e forse ho messo un po' in difficoltà la mia squadra e mi assumo tutte le responsabilità. Oggi, diciamo, con le ultime due partite che abbiamo fatto, potevamo sicuramente fare due pareggi. Poi è successo quello che è successo, quindi
anche da parte mia c'è stato poi partenza a razzo, un pochettino che sta succede, e poi siamo ritornati a una squadra equilibrata, perché abbiamo fatto 1-1, abbiamo fatto due gol a una squadra che non l'aveva mai presi, perché io purtroppo sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché quello mezzo vuoto ci pensate voi e ci pensano i critici, che giustamente in una squadra di calcio ci devono essere, i gufi, perché in una squadra e in una società di calcio ci sono anche i gufi, che vengono e cercano solamente di distruggere quello che un lavoro con sacrificio si riesce a fare e a dimostrare con i ragazzi. Però tutto questo fa parte del calcio e noi lo sappiamo. Quindi ci sono allenatori che prendono appunti in tribuna, ci sono allenatori che sperano che le cose vanno male, perché è il nostro mondo. Ma io non ho mai pensato a queste cose, ma fanno parte, disturbano, danno fastidio. Il giocatore vede, ascolta, sente, e ci sono dei ragazzi che magari avvertono troppe queste pressioni. A me caricavano da giocatore, quando io venivo fischiato, quando venivo criticato, io ero un animale. A me più mi fischiavano, più mi criticavano, e io più trovavo la forza per fargli vedere chi ero. Quindi anch'io forse mi sono un po' addormentato, troppi elogi nelle prime tre partite, ero un somaro prima di arrivare, tranne le due curve, perché per carità mi hanno sempre voluto molto molto bene, quindi non posso dire niente, perché giro per Terni e ho tante persone che mi incoraggiano, tante persone che stanno, mi dico io sto con te, io ho fatto, non devi stare con me, tu devi stare con la Ternana, come è giusto, è la Ternana che conta, poiché ci passa, gli allenatori passano, i giocatori passano, la Ternana rimarrà sempre. Quindi noi non dobbiamo dire io sto con Pochesci o non sto con Pochesci, noi dobbiamo fare il bene della Ternana, e tutti quanti stiamo lavorando per questo, in primis la società. Il mio patron era allergico solamente a vederle in televisione le partite, con tre giorni è venuto tre volte a Terni, quindi è stato sabato, domenica, martedì, non si era mai vista una cosa del genere, quindi... E questo a noi ci ha fatto molto piacere, che una persona che non aveva l'amore, la passione per questo sport, sta incominciando a entrare in certi meccanismi che lo stanno rendendo una persona disponibile, ma soprattutto presente, perché vuole il bene, perché quando una persona parla e non ha nessun motivo per essere un uomo che vuole apparire, perché è proprio il contrario, ma vuole mantenere quello che lui ha detto, capendo che ora ci sono delle difficoltà, e quando sono le difficoltà lui è con noi. Nelle prime tre partite non c'era, perché le cose andavano bene. Ecco, a noi questo ci ha fatto molto piacere. Ci ha radunato a Roma, ha fatto un summit, ha voluto sapere se questa squadra è malata, se questa squadra è morta, se questa squadra si riprenderà. E abbiamo parlato e abbiamo preso delle decisioni che a presto vedrete. Perché noi siamo convinti, come staff, che questa è una squadra che si può togliere delle soddisfazioni, perché poi passate queste partite, 6-7 quante ne abbiamo fatte, non c'è stata una squadra che veramente ha ridicolizzato la Ternana. Secondo me ci sono state delle squadre che ci hanno battuto, delle squadre che ci hanno anche dominato sotto l'aspetto psicologico, ma non ho visto una squadra che era inadeguata o l'allenatore inadeguato. Abbiamo riportato entusiasmo, abbiamo riportato tante persone allo stadio, ma noi queste persone ne vogliamo sempre di più. Vogliamo che se c'è anche qualche fischio, qualche malumore nella tribuna, che si sente, vogliamo anche loro, perché sono della Ternana, perché quando abbiamo segnato il 2-2 con il Venezia tutto lo stadio ha urlato, anche quelli che magari sul 2-0 ci hanno, diciamo, insultato, ci hanno magari deriso, ci hanno magari... E questo è quello che mi ha fatto piacere, che poi alla fine il Ternano, quando c'è da sostenere la squadra, non guarda antipatie, non guarda se si è sbagliato un gol, se si è sbagliato un passaggio, se l'allenatore sbaglia un cambio, se il presidente fa una dichiarazione sbagliata, se il nostro patron si è presentato magari che secondo loro non andava, hanno urlato forza Ternana. E noi veramente il secondo gol, quando ha preso la palla Varone, già era dentro la palla. Varone non ha tirato lui, ha tirato tutto lo stadio, e quindi questo qui ci dà questa grande forza. Però io mi rendo conto che
c'è bisogno di punti, perché poi la gente, i critici, i gufi, dicono poiché ci parli troppo, ma io non parlo troppo, io devo spiegare, perché quando si perde bisogna spiegare. E c'è un'altra frase che bisogna fare, bisogna stare in silenzio. Però oggi devo spiegare, arriverà il momento che purtroppo vi dirò che queste conferenze non le farò più, perché vi farò dei comunicati dove dirò le quattro cose che dovrò dire, perché è giusto che voi lavoriate, però ci sarà anche quel momento del silenzio, perché dobbiamo trovare tutti quanti una concentrazione che va oltre i nostri pensieri. E certe volte mi distrae anche venire a parlare con voi, mi distrae perché che mi devo giustificare quando perdo 3 partite di fila? Non mi posso giustificare, perché il tifoso non l'accetta, perché il tifoso non vuole chiacchiere, il tifoso vuole i punti. Ma sappiate che anche io voglio punti, perché io sono entrato in questo mondo per quest'anno per la prima volta, il mondo della Serie B, e credetemi, finora dalla prima categoria alla Serie B è il mondo più bello. Ma voi sicuramente dice grazie, ma io penso che ci sarà un altro mondo ancora più bello della Serie B, e bisogna sognare sempre il massimo. Ecco, quando noi perdiamo, sappiate che tutti i tifosi, ma penso anche voi giornalisti, perché non credo che a voi vi faccia piacere che il prossimo anno la Ternana non stia più su Sky e stia magari su, mo dico il nome della televisione così si offendono, così non lo dico, diciamo stanno con altre televisioni, perché magari dico un nome a Roma c'è Teleregione, poi mi chiama Teleregione e dice ma come ti sei permesso Teleregione, ecco, non parliamo, cioè sono televisioni. Io penso che anche voi fate il tifo, poi è normale che voi tutti giornalisti vi piace sentirvi dire ma io l'avevo detto, per dimostrare al collega, all'altra testata, che voi siete più bravi. A noi ci fa piacere le vostre critiche, sappiatelo, però ci sono a volte dei giocatori che in quel momento le soffrono e quindi gli possiamo fare del male. Allora io vi dico una cosa, attaccate me, che a me piace, a me mi caricate, attaccate, gli errori sono i miei. La squadra la metto io in campo, l'alleno io la squadra. Se io la squadra entra in campo 5 minuti imbambolata è perché io non l'ho preparata durante il riscaldamento, non sono stato presente, non gli ho dato quel, perché non può essere che questa squadra troppe volte ha preso facciamo quello, riprendiamo, oppure prendiamo gol dopo 2 minuti, oppure dopo 3 minuti. Devo migliorare su qualche cosa. Mister, perché mi ha colpito una frase che ha detto, al di là della retorica, che non credo sia questo il caso, la partita della vita sia per la squadra che per lei. Questo si lega al discorso che ha appena fatto, ovvero servono i punti o c'è dell'altro? No, non c'è nessun secondo fine. Per me io devo vincere. Ecco perché dico la partita della vita. Io devo vincere perché è una responsabilità. Io non posso girare per Terni e sempre farmi dire la pacca sulla spalla. Io vorrei abbracciarli diversamente. Vorrei fare l'urlo che ho fatto a fine partita con il Cesena, perché sono pure stanco di essere sempre detto. Io non voglio essere compatito. A me non mi piace essere compatito. E non lo fa il tifoso ternano questo, perché il tifoso ternano forse ha lo stesso difetto mio, è schietto, è diretto, e forse noi persone così siamo molto antipatici, perché io mi rendo conto, perché se nella mia vita io ho sempre avuto antipatie dove sono stato, tranne in questa città, ci sarà un perché, e questo perché io penso, perché il ternano, io mi avvicino molto a livello caratteriale come il ternano, perché quando io li vedo che mi parlano, io lo vedo che loro sono delusi, però sono contenti di quello e di come noi ci stiamo comportando e come noi stiamo dando le risposte in campo. Poi quello che accade sui risultati l'abbiamo visto tutti, è inutile che ne riparliamo. Visto che la Cremonese in genere adotta il modulo 4-3-1-2, lei disporrà la squadra a specchio oppure adotterà altre soluzioni? A me mi hanno insegnato che quando si gioca a specchio è perché si teme l'avversario, e quindi giocando a specchio la temiamo vuol dire che loro sono più forti di noi. Noi abbiamo adottato molti schemi in questo campionato, però il 4-3-1-2 è stato lo schema che ci ha dato più equilibrio, che ci ha dato più risultati, che ci ha dato più sicurezze. Però il 4-3-1-2 si possono fare in tante maniere. Si possono fare con 2 punte esterne e una punta avanzata, si possono fare con 2 punte avanzate e un vertice basso,
e si possono fare addirittura con tre vertici alti. Quindi bisogna un attimo capire e far abbassare il centrale, bisogna un attimo capire, e questa è la lettura che noi faremo, abbiamo ancora due giorni per preparare questa gara, ma già noi abbiamo come, già sappiamo come affrontare una squadra che è una squadra fisica, una squadra forte, una squadra arcigna, con delle grandi individualità a livello realizzativo, anche se è una squadra che sta segnando poco, però è una squadra che concede anche poco, perché fare 0-0 a Frosinone, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e avendo avuto anche qualche palla per portarsi in vantaggio, noi dobbiamo rispettare una squadra che a livello di fisicità ci è superiore e noi dobbiamo trovare altro, e per trovare altro non possiamo andarla ad affrontare nello stesso modo che loro interpretano il calcio. Così ha detto, dice, vedrete qualcosa dopo quello che ha detto, parlato con Bandecchi prima, dice, poi vedrete. Sì, perché tanti pensano che noi siamo convinti di non aver sbagliato niente. Noi abbiamo sbagliato, perché non si fanno 6 punti su 21, e quindi la società mi ha dimostrato nel nostro collo molta attenzione, anche non essendo delle persone avvezze a questo mondo, però sono persone intelligenti e che ci danno i giusti suggerimenti, e quindi ci saranno delle sorprese che voi magari in questo momento non potete pensare, perché siete stati abituati dal sottoscritto ad un atteggiamento diverso. No, le chiedo allora, perdoni se insistono, poi non andate su più. Quando ci saranno queste sorprese, se parliamo di arrivi prima di gennaio, no, non parliamo, non parliamo, noi non parliamo di cambiamenti, come ho letto da qualche parte, da qualche giornale, che ci saranno delle rivoluzioni a gennaio, prenderemo in questo momento il padrone ha fatto capire che non ci saranno giocatori, no, ma cambieremo proprio noi come mentalità, come abbiamo in queste 7 partite. Voi avete notato diciamo, la Ternana gioca in una maniera, la Ternana si comporta in una maniera, la Ternana ha stupito un po' tutti per tante cose, no? Ve ne posso dire una: 20 giocatori che hanno giocato dall'inizio, non c'è squadra al mondo che l'ha fatto in 7 partite. Ci sono squadre, massimo cambiano 1, 2, massimo 3 giocatori nella rosa dei titolari, uno perché magari viene squalificato, uno perché magari è infortunato e uno perché magari vuole cambiare assetto tattico. Noi ne abbiamo fatti giocare 20, sono tanti. Non è una questione di giocatori che arrivano, non è che andiamo a prendere Pinco Pallino. No, istintivamente ho pensato quello, anche no. Perché io parto dal presupposto. Quando la società interviene, non è che deve intervenire dicendo che ce l'ha bene, manda a casa i giocatori, prendiamo altri, prendiamo questi. Ma pensavo andare a casa, nel senso. No, li mandi a casa perché tu sai che c'hai, sai che c'hai la lista chiusa, e se tu devi prendere altri giocatori, non abbiamo uno che ne potremmo prendere, se tu devi mettere in lista nuovi giocatori, devi togliere altri, quindi li mandi sì, a casa. Verissimo, questo è verissimo, però magari ecco, qualche novità magari ho aumentato in base alla sua frase. Che... No, noi crediamo molto nel lavoro, dobbiamo migliorare un certo tipo di lavoro, e qui è stato bravo il padrone, ma soprattutto il presidente Ranucci, perché è un pochetto più esperto del patron e ci ha dato delle indicazioni che stiamo già attuando da questa settimana. Anche negli atteggiamenti comportamentali, nel senso, lei prima era sicuramente un po' più vulcanico, no? Adesso lo vedo un po' più riflessivo. Sono riflessivo perché, ragazzi, non arrivano i risultati, io sono molto preoccupato per la grande responsabilità che ho, e più passo le giornate per Terni e più mi rendo conto che rappresento veramente una storia di calcio, non rappresento più il quartiere, non rappresento più il paese, non rappresento più la piccola cittadina che vado a allenare, rappresento una storia, e lì c'è scritto 1925, e quindi a me questo qui, mentre prima, ma io non voglio essere triste, io la mia squadra voglio essere quello che loro mi hanno visto e quello che io faccio sempre, li ho portati a cena, abbiamo scherzato, io mi sono messo a scherzare con loro, perché è giusto che dobbiamo essere... Però dentro di me sto conoscendo una città che ha dei grandissimi valori. Senta, le chiedo, oggi lei ha parlato del 4-3-1-2, che è, diciamo, il modulo che le assicura un po' più di equilibrio, no?
e siamo d'accordo su questo, al di là poi di come impiega i tre davanti. Oggi allenamento dopo tanto tempo a porte chiuse, significa che sta studiando qualche cosa di diverso rispetto al passato o che altro? No, guarda, a porte chiuse perché voi giornalisti siete amici degli allenatori e quindi magari ve ne fate uscire qualche cosa con l'amico dell'amico dell'amico e poi magari arriva una notizia agli amici che sono stati a Terni e questa cosa, perché dobbiamo dare qualche vantaggio? Abbiamo provato qualcosa di diverso, abbiamo provato qualcosa di particolare e per la prima volta me ne scuso perché ho tolto una cosa che io quando mi chiedevano, il Montesino mi chiedeva sempre a porta aperta, io ho fatto perché no? Sempre a porta aperta, perché? Ma questa è una partita un po' particolare. Il mister Tessera è stato qui a Terni, ha lasciato un grandissimo ricordo, sicuramente in voi c'è molta amicizia, c'è qualche cosa e magari potreste dare delle notizie così normali e potrebbe magari danneggiare il nostro piano che abbiamo di sorprenderli. 10 minuti di sorprendere, perché un allenatore come il mister non è che ha bisogno di... Però, sa, preparare una partita che ha delle certezze, preparare una partita e poi cambiarla è un piccolo vantaggio di strategia. Quindi anche domani mattina, la rifinitura domani mattina? No, domani mattina ci divertiamo solamente a tirare in porta, quindi potete venire a vedere. Quello che dovevamo fare era importante oggi, domani mattina proviamo solamente certi meccanismi sui calci piazzati, delle situazioni che poi ci sono sempre delle varianti, perché noi facciamo un calcio d'angolo con tre varianti sempre, quindi non è importante quello che andiamo a fare. Era importante oggi che volevo un po' più di concentrazione e magari non mi andava che uscisse fuori un qualche cosa che stavo provando, che avevo in mente, proprio perché affrontiamo una signora squadra da 4 giornate imbattuta da una squadra che ha fatto degli investimenti importanti. Non credo che la Cremonese sia partita per fare un campionato per salvarsi. A proposito di calci d'angolo, no? Dicevo, situazioni da calcio d'angolo che molto spesso la Ternana soffre, vedi il gol col Venezia. No, vedi solo quello. C'è un motivo. Noi abbiamo preso il gol con il Venezia perché ci è mancato il giocatore che era sul vertice corto, perché Signorini purtroppo l'arbitro non l'ha fatto rientrare ed è stata l'unica azione che noi abbiamo concesso un calcio d'angolo, quando noi ogni calcio d'angolo che battiamo abbiamo sempre creato del pericolo. Quella partita abbiamo anche con il, è vero, anche con il Brescia c'è stato un colpo di testa centrale, ma c'è stata una pressione di due giocatori, l'ha presa, ma non è stato... Però ho sentito tante idiozie, scusate se qualche volta dico questa, tante idiozie che dicono il marcamento a zona. Allora adesso vi spiego la differenza tra il marcamento a zona e il marcamento a uomo. Io posso fare il marcamento a uomo se ho dei marcatori, se ho della gente cattiva, se ho dei grandissimi saltatori, allora posso giocare a uomo. Non ce l'ho, quindi devo giocare a marcare a zona, cioè delle piccole posizioni, 2-3 metri marco in avanti, 2-3 metri marco laterale, 2-3 metri marco a sinistra, dietro marca l'altro. Questa è la zona. Poi purtroppo non ci siamo organizzati, perché quando mi è mancato Signorini, purtroppo Montalto, che io l'ho richiamato, è arrivato in ritardo, perché si doveva mettere lì. Purtroppo Gasparetto se n'è accorto in ritardo, è partito in ritardo e abbiamo fatto la frittata. Però 7 partite, subire un gol, tutti quanti avete detto ma non si può marcare a zona. Quando la domenica prima lo stesso Venezia aveva preso il gol a zona con il Parma ed era la prima volta che subivano un gol. Quindi su 7 partite tu subisci un gol sul marcamento a zona, vuol dire che hai fatto sempre bene. È successo, ma noi abbiamo un attenuante. È normale che se io per 5 partite di file prendo 5 gol sulla stessa situazione, allora c'è un problema e lo devo sistemare. Comunque in generale, comunque su questo campionato qui l'abbiamo visto anche negli altri anni, marcare a zona nei calci piazzati
rende un po' più fragile il mercato uomo. No, ma non è vero, non è vero. Guardate, allora voi fatevi, guarda, il calcio è bello perché voi lo dovete guardare. Non dovete dire che al primo sbaglio che si fa zona è sbagliata zona. Poi se marca uomo fanno un blocco, a uomo non si può marcare. Voi guardate le squadre al mondo, non dico la Serie B, al mondo, le più grandi squadre come marcano. Ma possiamo fare però il paragone con il Barcellona, insomma, ecco. Io ho detto le squadre, tutte le squadre al mondo, ma se lo fanno le squadre, scusate, ma voi l'esempio, scusate, ma io voglio dire una cosa, ma te l'esempio da chi li prendi, da quelli forti o da quelli deboli? Ma questo che c'entra? Ascolta, rispondi a me, scusa, ma se uno forte, ma se uno forte, non seguo le squadre grandi, faccio la domanda. E ti ho te spiegato, è andato sempre bene, a Ternana non ha mai subito un gol. Un'altra situazione che analizzo è quello di allora. I gol che subiamo sono simili, cioè il giocatore avversario va sul fondo, cross verso centro area, basso alto che sia, dove c'è l'uomo libero che di destro, di piede che sia, la mette dentro. Come mai sempre in fotocopia così? Questo è un problema secondo lei? No, non, c'è è, qualcosa non, da è, un non è un problema. Il gol che abbiamo preso con il Brescia, c'è un errore fatto subito sul lato destro dove Defendi e Ferretti devono buttare la palla e fanno il cambio gioco. Dall'altra parte c'è una dormita gigantesca di Valiant e di Gasparetto, due giocatori, addirittura Valiant indietreggia con le mani indietro, quindi non ha equilibrio per andare a contrastare, mette quest'altra palla naturalmente dormita di Ferretti nel primo e nel secondo tiro, perché quando colpisce la palla di testa si fa anticipare, quindi lui sta in posizione giusta sul palo che riprende, lui sta fermo e Signorini invece che può dare una mano al portiere. Abbiamo sbagliato 7 giocatori, non ha sbagliato uno. Quindi questo qui è un'attenzione che tutta la squadra deve difendere. Io l'unica cosa che lavoro sono sulle traiettorie. E questo che stai dicendo te, sono solamente situazioni di traiettoria, non è che ci fanno un gol. Noi abbiamo fatto un gol al sono errori individuali. Sono errori individuali, non sono errori di posizione, sono errori individuali di giocatori che devono stare attenti, devono imparare a guardare la palla e a vedere l'avversario. Perché se Ferretti si apre, guarda la palla e vede che gli sta passando avanti, lo anticipa e rinvia. Siccome guarda solo la palla, è convinto che la prende la palla, perché poi gli passa avanti, viene anticipato. Allora, sono errori individuali. Insomma, non possiamo fare per migliorare un po' la battuta dei calci d'angolo, quindi a nostro favore, che spesso e volentieri, insomma, non diventano palloni. Ci dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorarci. Infatti dobbiamo lavorarci perché abbiamo dei giocatori che calciano molto bene, teso e forte, uno è Tremolata e l'altro è Paolucci. Sono giocatori che mettono bene la palla. Noi abbiamo avuto 4-5 occasioni nelle partite, in queste clamorose con Valiant, con Gasparetto, con Albadoro, abbiamo sbagliato con delle palle che abbiamo preso noi in area e non abbiamo fatto gol. Se io te ne ho dette 4-5, ma ne bastava fare 3 gol, su 7 partite hai fatto 3 gol su calci piazzati, una traversa abbiamo preso. Quindi sono tutte cose che dobbiamo migliorarle col lavoro, dobbiamo farne tante, dobbiamo, ecco, su questo, e dobbiamo fare più esercitazioni. Ok, grazie. Domattina ora... Ah, un'altra cosa, tutta questa polemica che è stata fatta, tutta questa polemica è stata fatta, è normale, è stato fatto un comunicato, però io già ho preparato a mie spese degli abbigliamenti, dei palloni, delle attrezzature che manderò a questa fondazione che fa molte opere, perché penso che sia il minimo che debba fare per scusarmi di nuovo di una cosa che ho spiegato già bene, hanno spiegato bene la nostra università che non la voleva offendere. Però siccome ho suscitato a dei bambini, ho suscitato per un momento delle preoccupazioni, e questo me ne dispiace, a mia spesa farò questo piccolo dono e al più presto porterò questi ragazzi. Grazie. Allora, il problema l'hanno sollevato loro, io resto in linea del Prato. Io non vedo un cazzo di ognuno, era una squadra di...